Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video di un pacco che mi è appena arrivato. Sono curioso di vedere insieme a voi appunto il contenuto. Io so bene o male già cosa c'è, ma qualcosa è sorpresa. Allora andiamo ad aprirlo. Abbiamo fatto sicuramente quest'ordine qua. Vediamo se si vede bene. Tutto necessario appunto per eseguire dei presepi. Allora, corteccia di sughero, veramente una quantità industriale, ne ho preso veramente 5 kg di, o 10, adesso non mi ricordo neanche quanto sughero abbiamo preso. È molto, ci sono di tutte le dimensioni, meno male le altezze sono da 30-40 cm fino ad arrivare a 50-60. Poi chiaramente andranno tutti tagliati, modificati, perché per chi mi conosce sa che io faccio dei presepi in scatola e quindi tutti i pezzi vanno comunque tagliati, rilevati e sagomati. Mia, sta più quei 2 metri, ne ho comprata tanta. Poi via. Abbiamo, ecco qua, dei personaggini, ho comprato delle statue perché ho realizzato un rulere che comunque a breve vedrete anche un tutorial su come ho realizzato appunto il rulere, degli animali e altre statuine. Non so dove metterle. Qua, vediamo se riusciamo, almeno magari riuscite sempre a vederle. Poi se volete vi lascio tutto nella descrizione, come sempre, quello che ho acquistato e dove le ho acquistate. Guardate qui. Molto interessante, eccolo qua. Questa è una centralina per le fibre ottiche. È una centralina con, non mi ricordo più se l'avevo presa, con effetto tremolio o no. Mi sembra di sì. Illumino per fibre ottiche con luce, ah no, con luce fissa, ecco. Questo qui è il suo alimentatore, qui c'è il suo serracavo praticamente, dove andremo a inserire le nostre fibre ottiche e verranno bloccate. La centralina è molto piccola. Altri animali. E qui cos'è che c'è qua dentro? Forse erano dei piccoli oggetti, no, delle minuterie, veramente piccoli, dei piccoli vasetti, vedete, quello in terracotta, veramente piccoli. E poi infine, eccole qua, le mie campane di vetro. Ho conquistato 3 campane di vetro, che sono anche queste qua, il mio marchio di fabbrica, perché vedete sono dei presepi realizzati in campane di vetro, sempre con illuminazione, alcuni che girano a 360 gradi e altri invece statici, ma sempre lavorati comunque a 360 gradi, in modo che chi compra il presepe in campana di vetro non vede solo praticamente la parte frontale, ma volendo la potrebbe anche posizionare in un centro tavola, magari, che è molto carina, durante la cena di Natale o durante le cene di Natale, metterla come centro tavola appunto durante una cena, in modo che tutti quelli che sono seduti possono vedere comunque a 360 gradi la realizzazione di questo presepe. Ne abbiamo prese 3 e basta, dovrebbe praticamente trovato tutto. Niente, non era un granché, c'era qualcosina, c'era. Vi consiglio appunto di continuare a seguirmi appunto se volete vedere i prossimi unboxing che mi arriveranno. Seguitemi soprattutto per vedere i miei nuovi presepi, i miei nuovi tutorial, che quest'anno saranno veramente tantissimi. Se avete qualche domanda da farmi, scrivetelo sempre nel video sotto, nelle informazioni. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale cliccando appunto questa finestrella, e se volete potete anche guardare altri video guardando su questa finestrella qua. Non mi resta altro che dire grazie per l'attenzione per questo piccolo video, ci vediamo alla prossima. Ciao!